Grande successo per il primo dei due appuntamenti delle Fonti Awards, tenutosi lunedì 13 novembre 2017 nella prestigiosa location di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea. L'evento ha registrato il sold out con oltre 50 studi legali e 30 tra imprese, compagnie assicurative e società finanziarie, presenti alla manifestazione del riconoscimento delle eccellenze italiane per antonomasia. Avvocato dell'anno Shipping, quando c'è il premio a personam, c'è un silenzio irreale, viene assegnato a Furio Samela, dello studio legale Watson, Farley e Williams. Per la vasta preparazione e l'esperienza nell'ambito del settore marittimo, il continuo aumento degli incarichi affidato allo studio in tale ambito hanno reso il dipartimento guidato dall'avvocato uno dei più importanti player italiani nello shipping. Buonasera, complimenti. Avvocato dell'anno Energy, il premio viene assegnato ad Eugenio Tranchino, studio legale Watson Farley and Williams. Alla guida di Watson Farley è uno tra i professionisti più quotati a livello nazionale nel settore dell'energy, per il prestigio, la reputazione e la profonda conoscenza della materia giuridica, la cui visione ampia e trasversale lo rendono uno tra i più affermati avvocati nel panorama legale italiano. Complimenti, avvocato. Avvocato dell'anno. Grazie, grazie da questa parte. Ai Le Fonti Awards 2017 lo studio legale Watson Farley & Williams ha ottenuto un doppio riconoscimento, imponendo la propria leadership in due importanti settori quali l'energy e lo shipping. Siamo in presenza dell'avvocato Eugenio Tranchino e Furio Samela. Avvocato Samela, in particolar modo lei ha ottenuto in questa serata il titolo di Avvocato dell'Anno nell'ambito dello shipping. Un commento per questo importante riconoscimento. Sono molto onorato di aver ricevuto questo premio, molto importante a mio avviso, e volevo ringraziare Le Fonti per avermelo attribuito e il mio team in particolare e lo studio in generale per aver contribuito a tale risultato, che penso sia un successo per lo studio Watson Farley Williams. Quali sono i punti di forza del suo studio legale e qual è il segreto per diventare un professionista di successo? Credo che le qualità per diventare un avvocato di successo, un professionista di successo, siano lo spirito di gruppo, la determinazione e la disponibilità verso il cliente, in particolar modo la capacità di capire le esigenze, soprattutto dal punto di vista commerciale del cliente, credo siano le doti più importanti di un avvocato e quelle che hanno poi costruito il successo del nostro studio in questi due settori specifici dello shipping e dell'energy. Siamo in presenza dell'avvocato Eugenio Tranchino. Avvocato, ai Le Fonti Awards ha ottenuto un importante riconoscimento individuale come avvocato dell'anno nell'ambito dell'energy. Un commento per questo prestigioso traguardo. È un grande piacere, oltre che onore, per un riconoscimento che in effetti premia un pochino tutta la carriera di energy lawyer che ho iniziato dal 2000 ad oggi. Mi sono occupato sempre di energia, inizialmente dalle fonti convenzionali, oggi rinnovabili soprattutto, quindi sono ovviamente molto contento e onorato del premio. Che tipo di operazioni legate al settore energetico sta seguendo in questo momento e quali evoluzioni intravede per lo sviluppo del business? Ci sono molte operazioni che iniziano dal consolidamento del mercato secondario, quindi molte operazioni di acquisizioni, fusioni, operazioni straordinarie legate agli impianti esistenti. Ciò che sta particolarmente interessando gli operatori sono anche i rifinanziamenti dei portafogli, quindi l'evoluzione la vedo in un mercato che si andrà sempre più consolidando, sempre più aggregando, con le utility che giocheranno un ruolo molto importante.